diciamo che ha in gergo sportivo, ci ha alzato la palla su questo tema per sviluppare ed approfondire le problematiche connesse con l'avvocato Luciano Di Via, con l'avvocato Sara Armella e con l'avvocato Michele Ius. Avremo poi anche due interventi molto importanti, due diversi settori del mondo delle imprese. Da un lato il settore farmaceutico con Andrea Bonecchi di Menarini Industrie Farmaceutiche e il settore bancario con Raffaele Costagli di Banco BPM. A questo punto non mi resta che ringraziare i relatori e ringraziare in modo particolare l'avvocato che appunto ci ha dato lo spunto per questo webinar di oggi, e a lui darei la parola per iniziare i lavori. Grazie. Grazie infinite, Maria Beatrice. Visto che mi hai dato la responsabilità di questo, di avere qui riuniti tutti questi partecipanti a sentire le nostre riflessioni sul mondo che verrà, vediamo di cominciare. Allora, prima di proiettare le mie poche slide, alcune parole su come ci è venuta al gruppo di relatori di oggi l'idea di aprire una finestra sul mondo che verrà, non del parlare dell'oggi, di questi giorni tremendi, superiamo il milione di morti di Covid nel mondo, l'Italia sta bene, ma altri paesi stanno male, eccetera, ma di vedere che cosa dall'esperienza Covid forse rimarrà o come l'esperienza Covid potrebbe essere utilizzata per irrobustire alcuni processi nel commercio internazionale, nello scambio internazionale di merci, che probabilmente erano già cominciati prima, anzi che certamente erano già cominciati prima che ci cascasse addosso non un cigno nero, ma uno stormo di cigni neri, e che quando questi cigni se ne saranno andati, perché se ne andranno, ci troveremo però a vivere con qualcosa che avremo imparato che ci dovrà restare. Io ho fatto alcune riflessioni, i colleghi ne hanno fatte altre, anche molto più profonde delle mie, e condivido alcune slide che ho predisposto. Vediamo se ci riesco. La prima slide è una slide per capire in che mondo vivevamo prima del Covid. Era un mondo nel quale però i semi di quello che stiamo oggi vivendo, che probabilmente vivremo domani, erano già lì. Era un mondo che stava vivendo male il multilateralismo, era un mondo che aveva cominciato a smettere di credere in un mondo unico con una fabbrica. Si parlava di Cina, la fabbrica del mondo, quindi immaginare che il mondo fosse una grande città con una fabbrica, il luogo della finanza, i due o tre luoghi della finanza, i luoghi dell'agricoltura, eccetera. Già si era cominciato a vedere che il mondo in realtà era ben più complesso di questo, ben più diviso di questo, ahimè. Gli Stati Uniti, i grandi player, li abbiamo messi in questa slide, no? Con le bandierine, Stati Uniti, Cina, Russia e Unione Europea. Cominciamo dagli Stati Uniti. Già prima del Covid c'era un po' di guerra di dazi, anzi una forte guerra dei dazi contro la Cina più che contro l'Unione. Che se ne dica, i dazi contro l'Unione sono stati 7 miliardi e mezzo di dollari, motivati dalla vecchia storia dell'acciaio e dell'alluminio, che infiniti lutti già addusse agli achei, per ragioni che ben conosciamo, e per la vicenda Boeing, comunque maturata in ambito WTO. Contro la Cina invece 555 milioni di dollari, di dazi. E quella è stato uno scontro, ed è uno scontro quello tra Stati Uniti e Cina, che ci ha accompagnati e ci accompagnerà per un bel po'. È lo scontro che poi si traduce nella vicenda Huawei, di cui poi parleremo,
è l'aumento dell'utilizzo delle sanzioni. Le sanzioni di cui poi vedremo qualcosa che si traducono anche in interventi a gamba tesa molto forti, si sono tradotti, si traducono in questi giorni in interventi a gamba tesa molto forti degli Stati Uniti anche nella vita economica dell'Unione e dei nostri paesi. Questo era il mondo che c'era allora, degli Stati Uniti. America first. L'Unione non ha mai detto Europe first, invece, il discorso della von der Leyen sullo stato dell'Unione lo dice espressamente, Europe not first, non abbiamo Europe first, ma abbiamo però una ricerca di una identità politica, stipuliamo numerosi accordi commerciali e nel mondo siamo riconosciuti, c'è un articolo recente di un professore di Princeton, di European Studies, che dice che alla fine l'Europa rischia di vincere perché sta imponendo i suoi standard per dare accesso al suo grande mercato. Guerra dei dazi con gli USA, l'abbiamo messa, come detto, è stato un momento comunque di tensione tra Stati Uniti e Unione, tensione che si sta sviluppando anche in questi giorni, poi la riprendiamo, è la tensione su Nord Stream 2, è la tensione sull'atteggiamento nei confronti dell'Iran, è la tensione che deriva anche da un atteggiamento su Huawei non sempre uniforme nei paesi dell'Unione. Poi c'è la Cina, l'altro grande player, il capitalismo di Stato cinese, il consolidamento di un nuovo imperialismo, abbiamo visto nei confronti del Giappone la contesa su alcune isolette, abbiamo visto la Cina riarmarsi, fare sfoggio di potenza militare forte, non disdegnare lo scontro anche fisico. Lo abbiamo visto anche nelle alture himalayane, e la guerra dei dazi con gli Stati Uniti. Poi c'è la Russia, che è un grande player globale. È comunque importantissima per gli equilibri, che si creano, confina con la Cina, confina con l'Unione, e la Russia è stato un esperimento di interessante, dove il blocco della circolazione delle merci a seguito delle sanzioni europee ed americane ha portato delle controsanzioni russe, un'ulteriore limitazione nello scambio di merci, che però ha avvantaggiato, secondo recentissimi studi molto interessanti, sull'effetto delle controsanzioni, ha avvantaggiato le imprese russe. Questo per dire che già nel mondo pre-Covid, l'uniformità e la globalizzazione stava subendo dei grossi colpi, non più che dei grossi colpi per la fine della globalizzazione, ma una riorganizzazione della globalizzazione in aree di influenza economica, che è quello che secondo me è il messaggio e anche il portato della vicenda Covid. Il Covid arriva nel contesto che abbiamo descritto, questi cigni neri passano su di noi e tutti gli stati e tutti i blocchi che abbiamo visto in qualche maniera reagiscono. In Russia ci sono restrizioni alle esportazioni di dispositivi di protezione individuale. La Cina contingenta e aggiunge controlli supplementari, ma non blocca mai. Gli Stati Uniti invece prevedono delle restrizioni all'esportazione di DPI. Le restrizioni sull'esportazione di dispositivi di protezione individuale non sono fondamentali per l'equilibrio del trading mondiale, ma secondo me sono un interessante banco di prova per capire come abbiano funzionato in quei mesi terribili di marzo, aprile e maggio, soprattutto marzo e aprile, pochi mesi fa, come abbiano funzionato gli strumenti che ci eravamo dati per regolare gli scambi. Bene, hanno funzionato nel senso che in Russia si è ristretto, in Cina si è ristretto, negli Stati Uniti si è ristretto pure nell'Unione. L'Unione addirittura, non so se ricordate quei mesi,
L'Unione è andata a rischio di sgretolarsi, perché gli stati hanno deciso, utilizzando le clausole di salvaguardia sulla salute pubblica, di introdurre misure di restrizioni alla libertà di circolazione dei beni Stato a Stato, non all'interno dell'Unione. L'Italia con l'ordinanza 639 del 25 febbraio del 2020, ma anche la Germania pochi giorni dopo, il 4 marzo, la Francia il 3 marzo e la Spagna il 14 marzo. Quindi tra la fine di febbraio e la metà di marzo di quest'anno, in realtà il mercato unico unionale nel quale avevamo creduto, nel quale continuiamo a credere fortemente, già era una parte del mercato globale, era stato frammentato, ognuno per sé, di fronte al rischio della salute pubblica. Da questo l'Unione reagisce e reagisce, e lo ricorda anche la von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, riscoprendo il regolamento 479 del 2015. Regolamento 479 è quello che detta il regime europeo delle esportazioni, quello di fatto che gestisce i cancelli del territorio doganale dell'Unione. E dice alcuni principi fondamentali, e l'Unione farà ricorso a questi principi, e dice le esportazioni sono libere e non sono soggette a restrizione quantitativa, ad eccezione, articolo 5, nel caso in cui ci sia una situazione critica dovuto a una penuria di prodotti essenziali e quando gli interessi dell'Unione richiedono un'azione immediata. Questo si può fare, la Commissione può subordinare l'esportazione a un'autorizzazione ed è quello che fa la Commissione. Lo fa con due regolamenti delegati di attuazione del 402-568, con cui sottopone a restrizione l'esportazione da parte al di fuori del territorio doganale dell'Unione dei dispositivi di protezione individuale. Quindi il dispositivo di protezione individuale come cartina al tornasole di quello che si può fare al di là degli accordi internazionali per proteggere i nostri mercati. Perché dico cartina al tornasole? Perché i dispositivi di protezione individuale sono lì per la tutela della salute, ma il regolamento 479 prevede all'articolo 10 una serie di altre ragioni e motivazioni per cui si possono imporre a livello di ogni Stato e a livello unionale di conseguenza delle restrizioni all'esportazione. Quindi si può limitare la circolazione dei beni, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e anche tutela della proprietà industriale e commerciale. Questo è molto interessante, è molto importante. Io cito là, dati la ristrettezza del tempo a disposizione, cerco di mettere dei tasselli di riflessione, poi possiamo parlarne. Comunque il regolamento 479 viene utilizzato dalla Commissione in risposta agli atteggiamenti, alle misure individuali intraprese dai singoli Stati. E la condizione che la Commissione pose è quella: ritirate le vostre misure che bloccano la circolazione intraunionale e noi bloccheremo la circolazione extraunionale. Questo è un tentativo per l'Unione di dare una risposta unica, ma all'interno del suo mercato. Questo è estremamente importante. Io poi mi concentro un attimo sull'Unione perché è nell'Unione che viviamo, è dall'Unione che deriviamo la nostra forza economica, è dall'Unione che deriviamo anche i nostri, come posso dire, il ritmo della nostra vita economica. Ma l'Unione è una dei player mondiali e si vuole comportare come tale. Ma, e questo è il messaggio che secondo me impariamo dal Covid, il mondo si sta clusterizzando e quindi non è bloccato lo scambio, ma è sicuramente uno scambio filtrato lì dove questi cluster si parlano. La Cina non sarà più, a mio avviso, la fabbrica del mondo. Noi dovremo reshoring, riportare in casa determinate produzioni. Ci siamo accorti che le mascherine le producevano soltanto i turchi e i cinesi, ci siamo accorti che gli antibiotici li producono soltanto i cinesi, ci siamo accorti di una serie di produzioni troppo delocalizzate, le porteremo a casa, ne parleremo con gli altri relatori.
ma questo significa che i vari attori si stanno attrezzando. Gli Stati Uniti sono sotto elezioni, vedremo come si attrezzeranno dopo. La Russia, abbiamo visto cosa ha fatto. La Cina, con la sua via della seta, si sta organizzando. Cosa fa l'Unione? Che a noi importa molto. Beh, l'Unione sta assumendo questa commissione von der Leyen, sta sicuramente assumendo un ruolo e vuole avere un ruolo più assertivo. Ha preso delle posizioni forti contro Putin e con Erdogan, contro l'imperialismo russo e turco. Ha reagito all'attacco degli Stati Uniti su Nord Stream 2. Potrete dire che è un'unione a guida tedesca, e siccome Nord Stream 2 serve alla Germania, l'Unione ha risposto perché davano fastidio alla Germania, però avete anche visto come si è rotto il mondo politico tedesco. Io posso dire per esperienza che lì, su Nord Stream 2, gli Stati Uniti sono entrati a gamba tesa, hanno cominciato a chiamare direttamente le nostre imprese dal Dipartimento di Stato, le nostre intendo dire europee attive su Nord Stream 2, per disincentivarli, quindi per limitare uno scambio addirittura all'interno dell'Unione. Molto interessante. Discorso sullo stato dell'Unione della von der Leyen, che dice chiaramente che l'Unione vuole giocare un ruolo. Vuole giocare un ruolo, non è Europe first. Ma Europe is the first one to identify the issues and the answers. Questo dice. E questo è un certo orgoglio unionale che è importante. Si vuole consolidare il partenariato economico e commerciale con vari paesi, accordo col Vietnam, rivitalizzazione d'accordo con il Giappone, e c'è Huawei. Huawei che rimane un grosso problema, sul quale magari due parole poi le direi. La realtà poi concreta è che la Commissione manca di un mandato democratico, ma forse è il suo vantaggio, perché forse non deve rispondere ogni giorno alle esigenze degli elettori. Nel frattempo, che cosa abbiamo imparato anche in Italia? Perché questo stiamo imparando a livello globale, ma in Italia abbiamo imparato qualcosa. Con il Covid-19, l'Agenzia delle Dogane ha scoperto l'extratributario in maniera importante. Si è accorta del ruolo che può giocare anche per proteggere salute, come è scritto nel mandato dell'agenzia, ma finora era stato prevalente il ruolo tributario. Nella vicenda Covid riscopre l'extratributario, si dota di personale tecnico, di strumentazioni e comincia a fare sequestri, sequestri che, e confische che servono a giustificare, si danno un ruolo all'Agenzia delle Dogane al di là del mero tributario. Questo ce lo porteremo avanti, perché queste cose che l'Agenzia delle Dogane ha imparato, cioè un ruolo che va al di là del mero esattore, ma è quello che in altre occasioni ho definito il custode del cancello dell'Unione. Il custode del cancello dell'Unione lo custodisce sia all'entrata sia all'uscita e lo custodisce per il bene dei cittadini dell'Unione. E quindi, quando parlo di clusterizzazione, bene, ai cancelli di quel cluster, che è il mercato comune, che la von der Leyen definisce nel suo discorso sullo stato dell'Unione di pochi giorni fa, lo definisce safe harbor, un porto sicuro per le imprese, e qui è proprio il cuore di quello che stiamo dicendo, cioè creiamo dei porti sicuri, non mandiamo le imprese più nel procelloso mare aperto, ma ogni stato ha cominciato a crearsi un porto sicuro. Ed è proprio porto sicuro la parola con cui viene definito il mercato comune. E ai cancelli di questo porto sicuro c'è anche l'Agenzia delle Dogane. Concludo dicendo quali sono le questioni aperte che il mondo post-Covid dovranno essere affrontate anche dalla nostra Ministero degli Affari Esteri, perché sono le questioni che sono sul tappeto di tutti. E io ne ho elencate alcune: cyber security, che vuol dire Huawei, che vuol dire chiedersi perché abbiamo ritenuto di dover secretare il DPCM del 7 di agosto, con cui si davano le indicazioni a Tim nell'ambito del Golden Power per acquisto di prodotti Huawei. Alcuni che hanno potuto vedere il documento preparatorio di quella DPCM secretato, che tante tali sono le
le restrizioni imposte a TIM nell'acquisto dei prodotti Huawei, da di fatto rendere impossibile l'acquisto del prodotto Huawei. Altri commentatori hanno detto no, è la porta aperta dell'Italia a Huawei. Certo, è un problema grosso, è un problema che affrontiamo tutti. Il problema dei trasferimenti intangibili. Ricordo a tutti che nel decreto legislativo 221 del 2017, all'articolo 6.1, l'Italia conosce una norma che pensavamo fosse rimasta negli Stati Uniti, che è la deemed exportation. Se io faccio conoscere ad un cittadino straniero non domiciliato o residente permanentemente in Italia della tecnologia relativa al duplice uso, io in realtà sto violando la norma sul duplice uso. Così dice il decreto legislativo 221, la deemed exportation che c'era, di cui parlavamo con riferimento agli Stati Uniti. Articolo 6.1, decreto legislativo 221. Il software di intrusione e vulnerabilità. Le vulnerabilities, che sono l'identificazione di quei bug nei sistemi e nei siti informatici che vengono utilizzate per studiare i software di intrusione, oggi non si sa come regolarli. Il Nord Stream 2, ho detto prima, gli Stati Uniti stanno facendo una campagna di pressione diretta sulle imprese anche europee, così mettendo anche in un certo imbarazzo l'alleanza forte che c'è tra Stati Uniti e Unione, Stati dell'Unione. Le sanzioni alla Turchia, che sono state fatte per le trivellazioni, le sanzioni alla Bielorussia che non sono decollate, il rapporto con Hong Kong che all'interno o all'esterno della Cina. Alcune delle questioni che riguardano gli scambi internazionali, cioè la norme sull'export control che sono state messe in atto con il Covid, abbiamo scoperto il regolamento 479. In realtà il regolamento 479 altro non è che uno strumento che è stato scoperto e potrà essere utilizzato ancora per creare un cluster europeo, un safe harbor europeo, con il quale l'Unione potrà poi andare a negoziare, a discutere con gli altri paesi. Concludo con un'altra citazione della von der Leyen, dal suo discorso sullo Stato dell'Unione, quando lei definisce la Cina come un negotiating partner, un economic competitor e un systemic rival. È un rivale sistemico. È un concorrente economico e un partner di negoziato. In questo c'è un po' tutto, è un po' tutto quello che potrebbe essere il mondo di domani. Gli Stati Uniti aspettano trepidanti le elezioni di novembre e per lì capire quale sarà il loro ruolo nel mondo. Io con questo ho concluso, spero di essere stato nei tempi e ringrazio per l'attenzione e spero di riuscire a interrompere la proiezione, se mi riesce. Grazie Marco, sei che è un vero punto di apertura, quasi per eccoci. Oh, Ecco, incredibile. scusatemi, ma non riuscivo a trovare il tastino. Figurati, ha gettato sui versi per Sente, ma... altre. A questo punto, immaginate poi lasciare uno spazio per qualche commento, qualche domanda, al termine forse degli interventi, passerei la parola all'avvocato Luciano Di Via, al quale è stato chiesto di illustrare un po' anche alla luce, si è fatto cenno ai cambiamenti nella politica degli investimenti stranieri, quindi misure adottate dai governi in relazione proprio legate in qualche modo alla situazione economica che si è venuta a creare.
E quindi a lui affidiamo il test, è affidato il tema del controllo degli investimenti in una prospettiva italiana e più in generale europea, ma non solo italiana. Luciano, grazie di essere con noi oggi, a te la parola. Grazie Maria Beatrice, grazie a Marco per questa presentazione, diciamo, di scenario così, così elevata e che ci dà tanti spunti di discussione. Io proverò a condividere lo schermo con voi, vediamo se riesco. Non so cosa stia succedendo, datemi un attimo di fiducia e dovrei farcela. No, non ce la faccio. Share content. Eccolo qua, perfetto. Riuscite a vedere? Sì, Sì. Perfetto, Fano. benissimo, ottimo. Allora, dicevo che il mio sarà un intervento nel quale proverò a concentrarmi su uno degli aspetti, diciamo, che è già stato richiamato dall'avvocato prima e che rappresenta una delle forme più significative poi dopo di limitazioni o meglio di controllo degli investimenti stranieri. Si tratta di una materia che ha subito proprio per effetto del Covid una straordinaria accelerazione. Tutti gli stati, diciamo, hanno adottato infatti o rafforzato le cosiddette normative sul Golden Power e quindi diciamo io proverò a svolgere alcune considerazioni in relazione a questo strumento, sia con riguardo a diciamo l'applicazione della normativa europea, poi farò alcune notazioni sulla normativa italiana e tedesca e tutto questo diciamo tenendo a raffronto quello che è il modello di riferimento per la disciplina Golden Power in qualunque ordinamento, che è il cosiddetto CFIUS, cioè il modello americano. Quindi, innanzitutto, partiamo da diciamo, una definizione che possa mettere tutti d'accordo sul Golden Power. Cos'è il Golden Power? Io direi che possiamo definirlo come un sistema di controllo attraverso una notifica ai governi nazionali degli investimenti straordinari in settori critici. Sistema di controllo che può essere utilizzato dai governi ai quali l'investimento viene notificato per verificare se l'investimento stesso si pone o meno in contrasto con l'interesse nazionale. Ci diceva prima l'avvocato Padovan che diciamo, un esempio, per esempio in Italia, di esercizio di Golden Power è connesso diciamo, al settore dei 5G e alla notifica che TIM ha dovuto effettuare per determinati rapporti contrattuali in materia di 5G con Huawei, diciamo quindi che l'estensione dei poteri di controllo può essere della natura più varia. Vediamo in concreto come funziona. Partiamo dalla normativa europea. Negli ultimi 10 anni è stata introdotta la disciplina sul Golden Power, diciamo che è stata introdotta un po' in tutti gli stati membri. Abbiamo dei sistemi di Golden Power, quindi notifica degli investimenti stranieri che in Spagna e in Germania coprono per esempio solo e esclusivamente gli investimenti extra UE. Abbiamo dei sistemi come quello francese, che tradizionalmente è più protettivo, che diciamo è diretto a disciplinare anche gli investimenti effettuati da investitori comunitari. Quel che è importante diciamo, evidenziare però è che il modello europeo è un modello di Golden Power, che è ripetuto peraltro in tutti gli stati membri, nei principali stati membri, ma è un modello di Golden Power, se così possiamo dire, addomesticato rispetto al modello americano di cui parleremo poi al termine del mio intervento. È un modello addomesticato nella misura in cui l'esercizio dei poteri speciali da parte degli stati membri e quindi diciamo, ogni eventuale sindacato sui investimenti stranieri deve comunque scontare diciamo, una serie di principi cardine che caratterizzano, come tutti sappiamo, l'ordinamento europeo e quindi comunque questo controllo può essere applicato solo e esclusivamente non violando i principi fondamentali, che sono la libertà di concorrenza,
concorrenza, la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali. Solo in via eccezionale, diciamo, le limitazioni alla libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali sono ammesse a tutta una serie di condizioni che sono state più volte evidenziate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Evidentemente questo vecchio caso Eglise de Scientology del 2000, nel quale la Corte di Giustizia si è pronunziata proprio in relazione all'applicazione da parte del governo francese della normativa sul controllo degli investimenti stranieri, normativa, diciamo, che esisteva già appunto 20 anni fa, quindi preesistente rispetto a questa nouvelle vague di intensificazione del controllo degli investimenti stranieri. Quel che è importante sottolineare a proposito, diciamo, di questo modello addomesticato a livello comunitario è che in Europa, a differenza di quanto accada per esempio negli Stati Uniti, è esplicitamente previsto un controllo giurisdizionale sull'esercizio dei poteri di Golden Power da parte dei governi nazionali, quindi un controllo giurisdizionale peraltro nel merito, quindi non soltanto per vizi procedurali come accade negli Stati Uniti. E ancor di più, un altro strumento, diciamo, che chiude in qualche modo il cerchio della legittimità dell'esercizio dei poteri nell'ambito comunitario, è la possibilità di ricorrere in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia nell'ambito di ogni eventuale procedimento di appello contro le decisioni nazionali adottate in materia di Golden Power. Quindi, diciamo, un sistema sicuramente di controllo degli investimenti rigoroso, ma che comunque ha tutta una serie di limiti, tanto da un punto di vista, diciamo, sostanziale, e quindi sconta in qualche modo il fatto che l'esercizio dei poteri nazionali di controllo devono necessariamente essere, deve essere condotto all'interno delle libertà fondamentali, e sconta la circostanza che comunque c'è un controllo giurisdizionale, se non anche un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia, che limita in concreto il potere dei governi nazionali nel controllare gli investimenti stranieri. La normativa europea che fa da, come dire, da cappello rispetto a, diciamo, l'esercizio dei poteri di Golden Power è stata oggetto di uno specifico, è stata, come dire, trova origine in un regolamento comunitario, che è il regolamento 452, nel quale appunto è stato esplicitamente dettata la necessità di un controllo da parte degli stati membri sugli investimenti extra UE, ed è stato anche richiesto, come dire, agli stati membri, è stato introdotto un sistema di cooperazione tra gli stati membri stessi e la Commissione. Ma come tutto questo sistema, diciamo, poi va ad essere impattato dagli eventi che si sono succeduti specialmente in Europa e poi in tutte le altre parti del mondo con la pandemia da Covid-19. Ebbene, nel marzo del 2020 la Commissione europea ha adottato una comunicazione nella quale ha esplicitamente invitato gli Stati membri ad avvalersi degli strumenti di controllo esistenti nei propri ordinamenti nazionali in base alla normativa Golden Power, e ha esplicitamente affermato la necessità che vi fossero delle restrizioni al movimento dei capitali per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Quindi con una fonte, diciamo, del diritto di tipo assolutamente anomalo, con una forma di soft law dovuta, se vogliamo, anche alla necessità di operare rapidamente, la Commissione europea attraverso una comunicazione ha dettato tutta una serie di principi che poi hanno fortemente influenzato l'operato dei vari governi nazionali nell'esercizio dei propri poteri a valle della pandemia Covid-19. Qualche mese dopo, nel giugno del 2020, la Commissione europea ha fatto un passo in più, sempre per cercare, come dire, di
chiudere le barriere o quantomeno inasprire quanto più possibile forme di controllo rispetto agli investimenti stranieri, proprio come diceva prima il collega Padovan. Ha adottato un white paper che mira a controllare gli investimenti stranieri quando questi siano effettuati da soggetti che siano, diciamo, foraggiati da parte degli di stati stranieri. E quindi mira a sindacare sostanzialmente in concreto gli aiuti di Stato, introducendo quindi un sistema di controllo degli aiuti di Stato, al momento soltanto in sede di proposta con un white paper, ma ripromettendosi poi dopo di dare concreta attuazione a tutto questo, ma introducendo un sistema di aiuti di Stato che non va più soltanto a sindacare, come è previsto esplicitamente dai trattati, gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri a favore delle imprese comunitarie, ma mira a sindacare gli aiuti di Stato concessi ad imprese straniere extra UE che vengono però ad operare sul territorio comunitario. Quindi in che misura quindi introducendo un sistema di sindacato per andare a verificare in che misura l'impresa cinese, che sia di proprietà del governo centrale o di governi locali cinesi, in che misura questa impresa, in quanto foraggiata da investimenti pubblici cinesi, possa poi dopo alla fine alterare la concorrenza sul mercato europeo. Quindi una cosa un po' più sofisticata rispetto al meccanismo solito del controllo degli investimenti, ma che poi alla fine coniuga in qualche modo quello che dicevo prima, diciamo la necessità di intervenire sul controllo degli investimenti stranieri e la necessità di tutelare la libertà di concorrenza, perché capite bene che questo controllo finalizzato a verificare in concreto se il finanziamento pubblico cinese possa poi essere distorsivo sui mercati comunitari è una cosa un po' più sofisticata, ma sicuramente è una cosa estremamente importante. E allora la Commissione auspica la costituzione di autorità di controllo, auspica anche un obbligo di notifica che si unisce all'obbligo di notifica antitrust nel caso in cui ci siano società acquirenti di società europee che abbiano beneficiato di investimenti pubblici extra UE, quindi soggetti che riescono ad acquistare un'impresa europea perché hanno la tasca profonda, piena di denaro pubblico erogato da uno Stato estero, e un meccanismo di notifica, questo è ancora più singolare, ma se ci pensate di grande impatto in concreto, un meccanismo di notifica che grava in capo ai soggetti esteri che godono di finanziamenti pubblici quando questi soggetti partecipino a gare bandite nell'ambito dell'Unione Europea. Quindi in qualche modo il soggetto extra UE deve notificare il fatto che può partecipare alla gara grazie alla tasca profonda dei fondi pubblici concessi dal proprio stato di appartenenza. Tutto questo quindi è il quadro di riferimento comunitario che è in evoluzione, che sicuramente è stato inasprito attraverso un meccanismo di soft law che è la comunicazione, che mira ad essere ulteriormente inasprito soprattutto nei confronti dei soggetti che sono finanziati direttamente da enti pubblici stranieri, da stati stranieri. Vediamo che cosa accade in Italia, che cosa è accaduto in Italia con il Covid in materia di Golden Power. Sappiamo che c'è una normativa che ormai è risalente al 2012 e poi è stata ulteriormente rimaneggiata nel 2019, una normativa a livello nazionale che stabilisce un regime differenziato a secondo che ci si occupi di difesa e sicurezza nazionale, ovvero di energia, trasporti, comunicazioni e altri settori indicati nel regolamento comunitario al quale facevo riferimento prima. Per la difesa e sicurezza nazionale abbiamo un obbligo di notifica e quindi anche di controllo da parte del governo per tutte le acquisizioni di partecipazioni in imprese
che siano superiori al 3% del capitale delle imprese target, e la notifica in questo caso deve essere effettuata tanto nel caso in cui l'investimento sia realizzato da un soggetto extra UE, quanto nel caso in cui sia realizzato da soggetti europei e italiani. Diversamente, il regime ordinario per l'energia, i trasporti e le comunicazioni prevede un obbligo di notifica nel caso in cui l'acquisto del controllo di una delle imprese operanti in questo settore, delle imprese italiane, sia effettuato da un acquirente extra UE. Che cosa è accaduto con il Covid? Il decreto liquidità nell'aprile del 2020 ha introdotto un regime transitorio che dovrebbe valere fino al 31 dicembre 2020, ma chissà cosa può succedere con la pandemia, chissà cosa può succedere con la fantasia del nostro legislatore, ma diciamo al momento c'è un limite preciso al dicembre del 2020 e questo regime temporaneo ha notevolmente inasprito il controllo Golden Power, prevedendo quindi un obbligo di notifica anche in quei settori diversi dalla difesa per investimenti effettuati da investitori europei. Quindi qui abbiamo, diciamo, un ampliamento estremamente significativo, perché anche diciamo, acquisti effettuati da investitori europei quando integrino un controllo di società strategiche devono essere notificati. E abbiamo un significativo abbassamento delle quote di rilevanza nel caso in cui l'investimento sia effettuato da un soggetto extraeuropeo, perché abbiamo addirittura una quota del 10% di acquisto del 10% del capitale sociale come quota diciamo minima che obbliga ad una notifica. Oltre a tutto questo, diciamo che il decreto liquidità introduce un ulteriore elemento significativo dal punto di vista sostanziale che amplia i settori strategici, questo in modo, diciamo, permanente, ma amplia i settori strategici, facendo entrare dentro i settori strategici anche il settore delle banche e delle assicurazioni, il settore della siderurgia e il settore dell'industria alimentare. Quindi diciamo che per effetto del decreto di liquidità non c'è soltanto, diciamo, un regime temporaneo che cesserà nel dicembre del 2020, ma abbiamo anche un ampliamento dell'ambito dei settori strategici. Ce lo diceva prima l'avvocato Padovan, dopodiché il regime del Golden Power in Italia, così come in tanti altri paesi europei, ha una particolare applicazione per quanto riguarda le tecnologie 5G. Non, diciamo, mi dilungo perché tanto ci sarebbe da dire, ma insomma, sicuramente il settore 5G è un sorvegliato speciale, quindi tutto questo, diciamo, si associa al regime generale. Il regime del Golden Power del 5G si associa al regime generale al quale ho fatto cenno per quanto riguarda l'Italia. Ciò che è buono è che, diciamo, con il Covid non c'è stato nessuno specifico inasprimento del Golden Power nel 5G. Andando rapidamente e vado a concludere, giusto a dare un'occhiata su quel che accade in altri importanti ordinamenti nazionali, ebbene in Germania per effetto del Covid abbiamo avuto una significativa riforma del regime di controllo sul Golden Power, perché mentre il regime pre-Covid prevedeva esclusivamente uno scrutinio settoriale e quindi limitato all'area della difesa, prevedendo un obbligo di notifica per tutti gli investitori non tedeschi nel caso in cui ci fossero delle acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% in imprese operanti appunto nel settore della difesa, per effetto del regime post-Covid, che tuttavia sarà permanente, abbiamo una estensione dello scrutinio a una pluralità di settori, con un obbligo di notifica da parte degli investitori extra UE per tutte le acquisizioni dirette e indirette di partecipazioni superiori al 10% di diritti di voto in una pluralità di imprese operanti in una pluralità di settori strategici che vanno dalle infrastrutture critiche di energia, acqua, finanza, salute, fino alle telecomunicazioni, alle tecnologie informatiche, ai media,
e naturalmente al settore della sanità con i dispositivi di protezione individuale, i prodotti farmaceutici essenziali e abbiamo un parallelo obbligo, diciamo, di controllo di Golden Power per tutte le acquisizioni dirette o indirette di almeno il 25% dei diritti di voto in un'impresa tedesca, quindi a prescindere dal settore di riferimento. Finisco con una notazione generale sugli Stati Uniti, dove tutto ha avuto inizio in termini di Golden Power. Abbiamo, diciamo, degli obblighi di notifica estremamente ampi. Non abbiamo avuto una modifica normativa della disciplina del Golden Power negli Stati Uniti, ma diciamo discutendo con i colleghi americani che si occupano di applicazione del Golden Power e di CFIUS negli Stati Uniti, diciamo alcune notazioni di sistema. La prima, che certamente da un punto di vista concreto, il CFIUS, appunto il Committee for Foreign Investments in the US, è stato in questi mesi ancora più severo di quanto no, non fosse stato in passato, quindi da un punto di vista, diciamo, di applicazione concreta c'è stato un atteggiamento diverso. E dopodiché un altro, diciamo, elemento di sistema che credo vada tenuto in considerazione, diciamo, la severità del controllo CFIUS. È certamente una di quelle caratteristiche che lega diciamo, le forze politiche negli Stati Uniti senza alcuna distinzione tra destra, sinistra, repubblicani, democratici, eccetera, perché diciamo che tanto i repubblicani quanto i democratici hanno sempre spinto nella loro storia per conferire al presidente il massimo dei poteri possibili nell'esercizio appunto del controllo degli investimenti e nel introdurre, le ultime risalgono a qualche anno fa, nell'introdurre modifiche alla disciplina federale sul CFIUS. Quindi, come dire, un atteggiamento diciamo egualmente severo che non è destinato sicuramente a cambiare, almeno diciamo, attesa l'evoluzione diciamo, dell'atteggiamento tenuto dai democratici finora, anche nell'ipotesi in cui le elezioni americane dovessero concludersi con una sostituzione del presidente Trump. Quindi, per ricollegarmi a quanto diceva prima il collega Padovan, diciamo, sicuramente non è il sistema. Non è destinato a cambiare qualunque sia poi dopo l'esito delle elezioni presidenziali. Quindi assistiamo certamente a un inasprimento che probabilmente con il continuare della pandemia è destinato a resistere, se non addirittura ad inasprirsi, con significative vulnera al commercio internazionale. Vi ringrazio molto e sono a vostra disposizione per ogni tipo di domanda e quesito in proposito. Grazie molto, Luciano, anche per questa conclusione che insomma, ci fa, ovviamente ci mette in attesa, ma lo saremo senz'altro dell'esito delle elezioni americane, ma effettivamente altri elementi ci conducono a pensare che la situazione resterà comunque particolarmente problematica. Ancora per molto tempo. La nostra idea nel preparare questo webinar era un po' di dividere in tre sessioni il seminario ed inserire delle testimonianze a metà tra le due relazioni, i due corpi di relazioni. Quindi inviterei a questo punto a prendere la parola ad Andrea Bonecchi in rappresentanza di Codifi Menarini Industrie Farmaceutiche, azienda importatrice e esportatrice di prodotti medicali e
Attraverso la sua testimonianza credo che avremo una prospettiva di grande interesse proprio in relazione ai temi che stiamo trattando. Prego. Sì, buonasera a tutti. Provo a condividere la presentazione. Ecco, se la vedete. Sì. Sì. Ok, allora, buonasera a tutti. Permettetemi giusto due parole per spiegare chi è e cosa fa Menarini. Menarini è un'azienda farmaceutica 100% italiana fondata nel 1886 con sede a Firenze, che opera nel settore della ricerca, della produzione, della commercializzazione di farmaci, ma anche di prodotti diagnostici, principi attivi e medical devices. Ha 6 centri di ricerca in Italia, Germania e Spagna e 16 siti produttivi in altri paesi. Io sono Bonechi Andrea e lavoro in Menarini dal 2005 in qualità di export manager, occupandomi di distribuzione internazionale all'interno dell'azienda Codifiche, il consorzio stabile per la distribuzione appartenente al gruppo Menarini. Allora, lo scopo del mio intervento, per il quale ringrazio la Camera di Commercio per l'invito, è di condividere un po' la nostra testimonianza relativamente all'attività di import-export nel periodo Covid e alle normative comunitarie nazionali che hanno evidentemente impattato sugli scambi internazionali e anche sulla disponibilità dei prodotti legati all'emergenza Covid sul territorio sia nazionale che europeo. Poi alla fine l'obiettivo è anche di individuare alcuni spunti di riflessione su quali possono essere gli strumenti utili per favorire ed agevolare la ripresa degli scambi internazionali nel nuovo scenario post-pandemico. Diciamo che nell'ambito dell'attività export ci troviamo frequentemente ad attivare la procedura di richiesta per l'autorizzazione all'esportazione di sostanze e di prodotti di dubbia appartenenza alla categoria di beni dual use. Ed è noto, diciamo, quanto sia ancora complessa e amministrativamente impegnativa la prassi per l'ottenimento dei pareri che, tra l'altro, non sono vincolanti da parte delle autorità competenti. Un tema che sta molto a cuore, diciamo, alle aziende che vivono di scambi con l'estero e che auspicherebbero, diciamo, ad un alleggerimento di questa procedura operativa e anche a risposte più complete in grado di azzerare i rischi di eventuali blocchi doganali, o viceversa ad agevolare una semplificazione dell'esportazione. Durante il periodo Covid, ovviamente, questo processo è diventato ancora più difficile. Si ricorda anche il cambiamento strutturale introdotto dal decreto 104 del 2019, secondo il quale l'autorità di vigilanza preposta alla valutazione all'eventuale rilascio delle licenze dual use è passata dal Ministero dello Sviluppo Economico a quello degli esteri con conseguente migrazione di tutti i dati e la modulistica. Quindi, in un periodo già aggravato da pesanti difficoltà gestionali, diciamo che abbiamo riscontrato alcuni problemi proprio in termini di tempistiche e di rilascio di pareri e autorizzazioni. Va detto poi che tra i nostri prodotti per l'emergenza Covid vi sono categorie ad alto livello tecnologico, come ad esempio i test rapidi. Alcuni di voi avranno visto sul report la presentazione del prodotto innovativo per il rilevamento della positività al virus o anche i reagenti chimici per lo studio della carica virale. Questi sono prodotti che prima di essere distribuiti necessitano di una valutazione in termini di eventuali limiti all'export. E i tecnici esperti in azienda non mancano, ma l'esteso spazio interpretativo dei regolamenti comunitari, in particolare il 428 del 2009, che chi opera con l'estero conosce, rendono spesso difficile l'individuazione della corretta categoria merceologica e quindi inducono inevitabilmente ad attivare la procedura di richiesta delle autorità. Di notevole importanza l'anno scorso è stata la proposta della cosiddetta licenza zero, che diciamo si è presentato come uno strumento di garanzia sulla libera circolazione delle merci e l'ampliamento dei business,
Purtroppo però la mancanza di strutture tecniche adeguate all'interno delle autorità competenti in certi casi ha fatto venire meno l'utilità dello strumento. E qui cito il caso della Germania, che è stato membro dell'UE al pari dell'Italia. Alcuni nostri colleghi che gestiscono le esportazioni dalla nostra filiale di Berlino ci riportano di ricevere autorizzazioni e pareri nel giro di 5 giorni o massimo una settimana. E addirittura di disporre di un contact center composto da centinaia di tecnici, ingegneri, esperti nei più svariati settori merceologici e permanentemente preposti alla validazione dell'istruttoria. Per quanto riguarda l'impatto delle normative anti-Covid sugli scambi internazionali, con l'intensificarsi della domanda di prodotti anti-Covid per fronteggiare l'emergenza, alcune aziende del nostro settore si sono riqualificate in alcuni ambiti produttivi e a ciò si è aggiunto anche l'acquisto da altri paesi esteri di varie tipologie di dispositivi di protezione individuale per fronteggiare appunto l'emergenza sanitaria. A fronte di questa quindi improvvisa ondata di nuovi prodotti sul mercato nazionale ed europeo, le diverse autorità, sia appunto nazionali che comunitarie, hanno introdotto restrizioni specifiche sia lato fiscale e doganale, oltre che specificamente regolatorio, per l'import e l'export da e verso paesi extracei. A livello nazionale, a partire dal decreto Cura Italia, per gli operatori del settore si è andato a creare un quadro normativo abbastanza difficile da applicare. Era stato disposto inoltre che l'effettivo destinatario del DPI dovesse presentare un'autocertificazione in cui si attestava che il DPI importato era destinato a soggetti appartenenti a determinate categorie indicate dalla legge. In base a queste disposizioni è sorto quindi il problema di recuperare in tempi strettissimi le dichiarazioni dei destinatari. Nel nostro caso si trattava di 1.600 contatti in tutta Italia tra associazioni di medici generici, ospedali, eccetera. E dichiarazioni appunto che attestassero, diciamo, i destinatari avrebbero dovuto attestare sia la loro natura giuridica che la destinazione dei beni in donazione. Inizialmente sembrava sufficiente presentare la dichiarazione dell'importatore e non anche del beneficiario, poi invece in seconda battuta si è rivelato obbligatorio anche per il secondo soggetto. A tale vincolo poi si è aggiunta la distinzione sulle due diverse ipotesi della validità del marchio CE originale, cioè nei casi in cui fossero state soddisfatte le condizioni del marchio, non fossero state soddisfatte, i prodotti non avrebbero potuto essere classificati neanche come DPI generici, cioè mascherine generiche, e quindi avrebbero subito la prassi di distruzione. Al momento poi in cui abbiamo avuto la necessità di fornire i suddetti prodotti anche alle filiali del gruppo Menarini, quindi in paesi dell'Unione Europea ed extra Unione, e quindi destinarli all'esportazione, ci siamo trovati a interpretare un'ulteriore circolare ministeriale che era entrata in vigore nel febbraio del 2020, che riguardava il divieto di esportare DPI senza previa autorizzazione da parte della Protezione Civile. Questo al fine di attuare misure di contingentamento delle scorte a livello nazionale. Dopo ben 20 giorni abbiamo ricevuto conferma dalla Protezione Civile che all'interno dell'Unione Europea erano consentiti i trasferimenti intracomunitari, ma per le destinazioni extracee era obbligatoria l'autorizzazione all'export. Diciamo che un altro aspetto che ha generato molta incertezza, almeno nel nostro operare, a causa dell'ampio spazio sempre interpretativo delle norme, è il tema fiscale ed in particolare le indicazioni dell'Unione Europea sull'esenzione di dazi e dell'IVA per i prodotti emergenziali. L'ordinanza del commissario straordinario, la numero 6 del 29 marzo, ha delegato l'Agenzia delle Dogane di individuare i casi in cui era consentito lo sdoganamento con svincolo diretto per DPI e dispositivi medici in genere. Quindi, data la mancanza di DPI durante tutto il lockdown e le pressioni che ovviamente ricevevamo dalle autorità di soccorso, abbiamo alla fine optato per importare tutti i quantitativi di prodotti emergenziali, effettuando in totale il pagamento dell'IVA e dei dazi all'importazione, con l'obiettivo eventualmente di dedicarsi a posteriori all'eventuale recupero delle somme versate, pur trattandosi di beni destinati in donazione. Poi il 5 giugno
è stato convertito in legge il decreto legislativo 23, famoso decreto liquidità, che ha introdotto il comma 3 bis all'articolo 66 del decreto Cura Italia relativo appunto alle donazioni anti-Covid. Quindi, non avendo attivato la procedura di sdoganamento diretto al momento dell'arrivo dei quantitativi alla dogana di Malpensa, ci siamo chiesti se il comma 3 bis ci avrebbe consentito di recuperare l'IVA precedentemente versata. Beh, siamo ancora in attesa di un riscontro concreto da parte dell'Agenzia delle Dogane su questa fattibilità. Diciamo che in questo contesto, col superamento almeno parziale del periodo Covid, in cui gli scambi internazionali hanno subito un forte rallentamento, riterrei che uno dei principali strumenti che potrebbe favorire la ripresa degli scambi, dell'export, in particolare anche per quelle aziende, quelle imprese che hanno subito, diciamo, maggiori danni dalla crisi, può essere considerata la qualifica dell'AIO. Le aziende del nostro gruppo che distribuiscono farmaci all'estero hanno ottenuto questa certificazione nel 2015. E a tutt'oggi sono evidenti le agevolazioni per un più facile accesso ai mercati internazionali, contestualmente anche a una riduzione dei costi e dell'effort, nello specifico per l'ottenimento del DAE, della bolletta doganale. Quindi penso si possa affermare che mai come ora possa essere un momento giusto, un momento adeguato per considerare la qualifica dell'AEO, che può essere considerata anche come uno strumento concreto per rivalutare all'interno delle aziende quella che è la struttura logistica, la gestione del custom clearance, allo scopo di aumentare la competitività anche sui mercati esteri. E soprattutto in tempi di Covid è anche un'opportunità per rivedere il proprio rapporto con le autorità doganali mediante l'attivazione di diciamo flussi di comunicazione più rapidi e più snelli, mediante anche l'implementazione di processi automatizzati. Ovviamente un vantaggio può essere anche quello di garantire l'eliminazione del rischio di contagio dovuto all'automatismo del trasferimento dei documenti. Infine, ma non ultimo, uno degli aspetti che secondo noi ha fatto riflettere alcuni enti sulla necessità di ridurre i contatti personali e quindi lo scambio manuale di carta, di documentazione originale, è la tendenza verso l'automazione dei processi in generale. Cito un esempio recente, appunto offerto dalla Camera di Commercio, che consta dell'obbligo dal 1 gennaio 2021 del passaggio a una nuova modalità di rilascio dei certificati d'origine, la cosiddetta stampa in azienda, e quindi alla cessazione a titolo definitivo del servizio di postalizzazione. Quindi diciamo che la tendenza attesa, almeno da parte nostra, è che anche il circuito doganale possa andare in questa direzione, ma non solo a livello, diciamo, europeo, ma mondiale, al fine di snellire la presentazione dei documenti che ad oggi in alcuni paesi sono richiesti ancora sotto forma di esemplare in originale. Ecco, questo diciamo è a grandi linee la nostra testimonianza, è quello che abbiamo vissuto in uno dei periodi, diciamo, peggiori della nostra esistenza a livello proprio aziendale, appunto dal 1800. Grazie per l'attenzione. Qui trovate il mio indirizzo email se avete curiosità, informazioni o chiarimenti. Niente, questo è tutto. Grazie molto, molto interessante, soprattutto per essere la testimonianza di un'azienda che ovviamente ha avuto una funzione particolarmente importante. Ora chiederei l'intervento di Raffaele Costaldi, di Banco BPM, dell'Export Control Estero e Trade Finance, per una sua testimonianza. Prego, non la vedo più. Postagli, non la vedo più. Io vi vedo, mi vedete? Sì, Scusate, è il prego, mio sistema di... prego. Allora, prima di tutto faccio le mie scuse se dovessi parlare troppo veloce. Di solito quando siamo in pubblico dico di alzare la mano, qui non si può fare perché
cui non ci puoi fare nulla. Allora, Parli veloce iniziamo perché subito. dobbiamo sempre contenere i tempi, quindi se parla veloce va benissimo. Allora, beh, intanto un piccolo panorama. Io sono Raffaele Costagni, come diceva giustamente la collega, mi occupo di export control all'interno del Banco BPM. Noi siamo inseriti all'interno della funzione Estero Trade Finance della banca. Siamo suddivisi in quattro principali attività. I colleghi che si occupano dei contratti con la clientela, quindi diciamo, i nostri specialisti esteri, che sono all'interno della divisione Trade Finance Sales. Poi ci sono i colleghi che si occupano dei rapporti con le banche, financial institution. Ci sono i colleghi al cui interno sono inserito io, dei prodotti. E infine i colleghi del merci, che si occupano della parte documentale. Le esperienze che vi vogliamo raccontare noi sono due aspetti principali. Uno, come la banca ha reagito all'emergenza Covid. L'impatto è stato molto importante perché comunque la banca stava già iniziando a fare un'attività di smart working, ma erano ancora numeri molto piccoli. L'emergenza Covid ci ha costretto a distribuire, consentire accessi ai colleghi senza usare strumenti della banca. Normalmente quando un collega lavora in smart working gli viene fornito un PC aziendale e quant'altro. Lo smart working ci ha consentito a lavorare con i nostri PC da casa. Questo però non è stato fatto un'apertura completa a tutti i colleghi, è stata fatta un'apertura step by step. Questo ha comportato dei problemi notevoli a livello organizzativo. Ad esempio per i colleghi del merci, che avendo il problema della materialità dei documenti di cui accennava il collega del Menarini, non si poteva fare un trasferimento di lavoro da casa. Quindi loro hanno fatto un'attività a turni. Quindi metà dell'ufficio era presente in loco e metà lavorava da casa, ove possibile. Queste sono state attività molto complesse per noi. L'altro aspetto che invece andiamo ad analizzare è l'impatto operativo. La prima evidenza vorrei far notare che non abbiamo avuto questo crollo del commercio estero. C'è stata una riduzione dei volumi significativa, con punte molto alte nel mese di aprile, intorno al 30% delle transazioni, ma se andiamo ad analizzare la media dei primi 8 mesi del 2019 rispetto ai primi 8 mesi del 2020, il calo è stato intorno al 14,5% come volumi. Questo comunque sulle strutture della banca ha avuto un forte impatto, proprio perché, come dicevo prima, per il problema della organizzazione del lavoro. Il tema che è emerso di più è stato sicuramente la parte documentale, sia a livello di documenti che la banca va a richiedere alla sua clientela. Facendo l'esempio di noi del mondo export control, tutto quello che riguarda le sanzioni internazionali, noi quando, ad esempio nel caso di beni uso duale, abbiamo delle evidenze, chiediamo ai clienti di fornirci un apposito modulo della banca. Ci sono date le condizioni in cui i clienti stessi, lavorando alla casa, non potevano firmare e compilare il modulo. Quindi abbiamo avuto il problema dell'autenticità della documentazione. In questi casi, almeno per quanto riguarda la modulistica banca, la via trovata è stata quella di utilizzare la PEC, per cui io invito tutti a utilizzare e ad attivare la PEC. La PEC ci ha permesso di certificare la documentazione che ricevamo dalla nostra clientela e che ci serviva per poter permettere la lavorazione delle pratiche, fossero esso delle mail bonifici o dei finanziamenti, lettere di credito o crediti documentari. L'altro aspetto molto importante che c'è stato invece è stato sui colleghi del merci. I nostri colleghi che lavorano principalmente sui crediti documentari hanno avuto un grossissimo impatto, è un problema relativamente ai documenti cartacei. In molti casi perché i documenti non arrivavano, vedi i blocchi del DHL in vari paesi che non permetteva di trasferire o inviare i documenti, vuoi per vari motivi. Ove possibile, loro hanno stato fatto delle deroghe alle regole internazionali, quali ad esempio il trasferimento dei documenti via formato elettronico in PDF, utilizzando lo SWIFT come sistema di certificazione dei documenti inviati. Questo ha permesso in molti casi di procedere con i crediti. In alcuni casi, soprattutto nei casi di crediti documentari, sono stati utilizzati strumenti diversi. Anziché emettere un credito documentario, si è emessa una garanzia, che ovviamente ha spostato l'onere del trasferimento dei documenti in fasi successive. La garanzia si utilizza solo in caso di escussione, quindi in caso di attività negative del cliente, quindi inadempienza degli obblighi contrattuali. Altre situazioni che abbiamo avuto sono state sempre relative ai documenti, la rappresentazione che il cliente avesse adempiuto ai suoi obblighi. Facciamo un esempio. Abbiamo avuto un caso in cui il cliente consegnava la sua merce free on board. Ha consegnato la merce è stata caricata sulla nave, ma le è stata emessa la bolla di trasporto, la bill of lading, e quindi non riusciva a dimostrare in maniera formale
al suo cliente di aver adempiuto ai suoi obblighi e il cliente non lo pagava. Questo è un problema molto grosso, diciamo. Per quanto riguarda invece gli impatti sulla clientela, abbiamo avuto varie tipologie. Il fatto che il Covid si è diffuso non in maniera uniforme su tutto il pianeta ha avuto un impatto anche sui modi su quella che è stata l'attività fatta dai clienti. Facendo un esempio, abbiamo avuto molti clienti che hanno avuto problemi di regolamento, quindi di capacità di incassare, perché hanno avuto un momento in cui era ferma l'Italia e quindi loro non potevano produrre, non potevano spedire e quindi non potevano chiedere al loro cliente di pagarli. Quando poi l'Italia si è aperta e quindi i nostri clienti hanno potuto adempiere le loro obbligazioni, hanno spedito la merce a quel paese e quel paese si è trovato chiuso lui. E quindi quel paese non poteva pagare. Questo ha creato dei grossi problemi di flussi di cassa ai nostri clienti. La banca ha cercato di risolverli facendo finanziamenti o quant'altro, cercando di andare incontro alla clientela ove possibile. In alcuni casi questa situazione è stata possibile. Per quanto riguarda invece la parte relativa alle sanzioni, l'impatto è stato, abbiamo visto anche noi, un comportamento molto più politico delle sanzioni. Come penso voi tutti sappiate, le sanzioni internazionali sono molto del tipo di governo. L'impatto che abbiamo visto è stato, soprattutto sul lato americano, lato Trump, un utilizzo propagandistico, un utilizzo pensato per le elezioni di novembre. Le sanzioni su Hong Kong sono state molto grandi. Pensate solo che è stato sanzionato l'amministratore di Hong Kong. La persona che in questo momento è la più alta carica di Hong Kong è sanzionata per gli Stati Uniti e quindi anche per noi. Come banca abbiamo visto un fortissimo interesse, una fortissima pressione delle banche nostre corrispondenti sul tema delle sanzioni, della gestione delle sanzioni americane. Quello che forse non sapete è che noi come banche abbiamo un interscambio molto forte con le altre banche dove ci spieghiamo, ci illustriamo cosa facciamo a livello di sanzioni internazionali, come le gestiamo, quali seguiamo e quali rispettiamo. Ovviamente per noi sono basilari le normative europee, ma rilevano anche le normative americane, ovviamente, così come per il Banco BPM la normativa del Regno Unito, della Svizzera, dell'Australia e il Canada, scusate, non me ne ricordo mai tutte assieme. E le banche hanno, soprattutto le banche americane o le banche che hanno una forte presenza in America, ha fatto una grossissima pressione per avere informazioni sui volumi che la banca ha con vari paesi sanzionati da loro. Quindi non solo sapere se questi volumi sono rilevanti, ma anche in volumi veri, importi assoluti, in modo da poter parametrizzare i rischi. Per quanto riguarda l'intervento dei colleghi, devo dire che la parte che mi è molto interessato è la dematerializzazione dei documenti. Sono d'accordo con il collega della Menarini che questa è la strada maggiore, più importante. Il Covid e lo smart working devono portarci ad una maggiore dematerializzazione dei documenti. Più riusciremo ad avere strumenti elettronici e possibilità di trasferire in maniera sicura documentazione, più agevole sarà lavorare, più si accelerano i tempi. Facendo l'esempio dell'uso duale, noi non abbiamo avuto durante questo periodo, per fortuna, dove non abbiamo dovuto fare richieste al CSF per eventuali autorizzazioni, quindi non riusciamo a stimare se c'è stato un allungamento dei tempi. Però abbiamo visto che molti nostri clienti hanno avuto problemi a produrci gli attestati di autorizzazione al trasferimento di beni uso duali o allegato 2 sulla Russia o quant'altro, perché il MAECI non rispondeva nei tempi e loro necessari. Questa è un po' la rappresentazione che possiamo dare noi come banco BPM. Ovviamente non ho fatto una slide per una questione di problematiche tecnologiche. Se avete bisogno, il mio numero, il mio indirizzo mail è disponibile dai colleghi dell'ICC. Per quanto mi riguarda, direi che ho finito. Vi ringrazio. Grazie molte, grazie di questo intervento. Io passerei, visto anche i tempi piuttosto ristretti, passerei subito la parola all'avvocato Armella. Sara, a te. Eccoci, buonasera, grazie a Maria Beatrice, grazie a ICC per questo graditissimo invito. Ora provo anche io a condividere le slide e vediamo se dopo tanto tempo sono anche
diventata un pochino più organizzata. Lo escluderei perché. Allora, intanto devo dire che ICC è stato veramente fin da subito pronta nel convertirsi al webinar. Per me questo è stato importantissimo, non solo diciamo così come fruitore no, normale delle attività di ICC, ma anche come stimolo per me, per gli interventi che sono stati fatti in questi mesi e per l'importanza che ha avuto nel mantenerci sempre attivi e connessi rispetto ai temi di attualità che abbiamo dovuto affrontare. Allora, cerchiamo ovviamente di dire ancora qualcosa che non sia già stato detto, ma insomma, tutti gli interventi che mi hanno preceduto sono stati particolarmente interessanti e per me veramente ricchi di stimoli e di motivo di ulteriore riflessione. E ha detto molto bene l'avvocato Padovan come è cambiato il commercio internazionale, qual è stato l'impulso del Covid. Allora, abbiamo tutti letto in queste settimane, in questi mesi, vari approfondimenti su riviste internazionali. Molti dicono che il Covid in realtà abbia accelerato una serie di dinamiche che erano già in atto, ha evidenziato una serie di temi che probabilmente si sarebbero magari posti nel medio termine. Molti hanno anche detto che il Covid ha rappresentato un po' la fine della globalizzazione, la fine del mondo che noi conoscevamo in tema di scambi internazionali. Allora, nel mio intervento cercherò di dare qualche spunto, di mettere insieme un po' qualche analisi che è stata fatta, senza avere ovviamente la pretesa di dare chissà quale tipo di ulteriore innovativo contributo. Mi avvalgo ovviamente del contributo di molti autorevoli esperti, cui scritti abbiamo cercato in qualche modo di rielaborare, di rendere schematici attraverso alcune slides. Quindi, veramente il 2020 ha rappresentato l'anno zero degli scambi internazionali. Allora, sicuramente nell'immediato sì, lo abbiamo detto, è stato ricordato, c'è stato certamente un primo impatto. L'opinione pubblica statunitense è venuta a conoscenza della necessità di rifornirsi dall'estero di beni essenziali già a gennaio di quest'anno, quando c'è stato il tema degli antibiotici, quando ci si è resi conto con lo stop alle catene produttive in Cina di quanto fosse invece necessario il contributo dell'azienda cinese, il contributo della fabbrica cinese. E quindi ci si è resi conto, via via poi in Italia l'abbiamo vissuto con il tema delle mascherine e dei dispositivi individuali, di quanto molte essenziali produzioni ormai venissero realizzate all'estero, creando delle vere e proprie forme di dipendenza dall'estero. E allora subito ci si è interrogati sul reshoring, è stato già accennato, se in qualche modo non fosse più opportuno riportare a casa tutta una serie di produzioni strategiche. In parte è già stato fatto nell'immediato e qualcuno l'ha anche ricordato. È stato fatto sulle mascherine, su altri dispositivi e via via molte aziende stanno effettivamente ripensando i loro canali di approvvigionamento e anche i loro schemi, addirittura societari, i loro schemi di gruppo. E devo dire, insomma, che molto si è letto anche a proposito della regionalizzazione delle catene produttive. Come effettivamente al di là delle barriere doganali che sono state ripristinate anche temporaneamente all'interno dell'Unione Europea, il mercato unico comunque nel suo complesso abbia tenuto sostanzialmente, che quindi l'idea di un riposizionamento di molte produzioni in una chiave europea anziché in una chiave mondiale potesse essere un avanzamento rispetto alla situazione presente. Molti si sono chiesti se ci troviamo di fronte alla fine della globalizzazione. Questo schema molto, molto, diciamo così, molto sintetico ci ricorda come l'impulso a quello che noi abbiamo conosciuto come globalizzazione si sia avuto soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, come a tutti noto, e poi dopo soprattutto una serie di importanti avanzamenti multilaterali e quindi essenzialmente il WTO. La nascita del WTO, lo sviluppo degli accordi di libero scambio, lo sviluppo di una proiezione delle aziende in una chiave mondiale, lo sviluppo quindi di una visione complessiva
del commercio e delle catene produttive internazionali. Si afferma poi il modello Toyota, che è un modello di azienda snella, che tiene in sé, diciamo così, soltanto gli aspetti essenziali dell'elaborazione del prodotto, della produzione, ma demanda poi all'estero la realizzazione di molte significative parti. Il modello Toyota poi determina un po' questo effetto. Qui vediamo l'esplosione, diciamo così, della componentistica auto. L'automotive è proprio uno dei settori in cui più forte è stata l'interdipendenza delle catene produttive, in cui più forte si è realizzata la fase appunto della supply chain, e quindi il fatto che i vari componenti del prodotto finale siano realizzati in paesi diversi, abbiano delle bandierine diverse, il che significa che all'interno, diciamo così, della catena produttiva, i prodotti, i semilavorati, la componentistica, le materie prime facciano dogana più volte, attraversino più volte i confini politici dei vari stati. Quindi ci si è chiesti se questo modello, dove vedete appunto ci sono prodotti che vengono veramente da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dal Messico, dall'Europa, dagli Stati Uniti e insomma attraversando tutti i continenti, ci si è chiesti se questo modello in qualche modo dobbiamo considerarlo superato oppure no. E effettivamente ci si è resi conto di come, lo vediamo qui nello schema a sinistra, il commercio internazionale in questi ultimi anni sia cresciuto molto più rispetto a non quanto sia cresciuto il PIL. E realmente noi abbiamo avuto un effetto, diciamo così, di protezionistico, soprattutto all'esito della grande crisi del 2008-2009, quando si sono incrementate proprio numericamente le barriere protezionistiche, che sono rappresentate non soltanto nei contingenti, delle limitazioni agli scambi, ma anche ovviamente nell'innalzamento delle tariffe doganali e tutte quelle misure che hanno rappresentato appunto un ostacolo agli scambi internazionali. Dicevamo come le barriere protezionistiche e la nuova fase del protezionismo non nasce certo con Trump, per quanto sia stata fortemente, diciamo così, motivata anche dal punto di vista ideologico del presidente Trump, ma abbia i suoi, diciamo così, le sue manifestazioni economiche più dirette già a partire appunto dalla crisi del 2009. Vediamo poi che il WTO ad aprile di quest'anno fa una conferenza stampa e analizza un po' quelli che sono i dati che venivano riscontrati nel commercio mondiale, il grande ca calo, il crollo del commercio mondiale dovuto anche allo stop ovviamente delle catene produttive, prima in Asia e poi in Europa e negli Stati Uniti, poi in Sud America, ovviamente come tutti sappiamo, e abbia anche fatto delle proiezioni sul prossimo futuro. Con le famose, no, con le famose proiezioni legate ad uno sviluppo a V della crisi, quindi una caduta e una ripresa, con delle dinamiche diverse. Le stime e le proiezioni dell'aprile di quest'anno individuavano in un crollo consistente, oltre il 30%, la diminuzione degli scambi internazionali. Vediamo adesso che invece gli ultimi dati, quelli dell'Economist di questa settimana, ci riportano invece una situazione parzialmente diversa, una situazione in cui la diminuzione degli scambi internazionali si assesterebbe in un numero intorno al 10% e quindi ci sia effettivamente un ridimensionamento rispetto alle stime iniziali che sono state, che giustamente registravano la situazione che si stava vivendo e davano una proiezione, di un'articolazione su quegli standard piuttosto nel breve periodo. Sembrerebbe invece, ma questo insomma sta un po' agli economisti dirlo, ma parlando come tutti facciamo con tante persone che operano nei vari settori del commercio internazionale, nel settore della produzione, della logistica, delle multinazionali, è un sentiment che si sente diffuso, si percepisce l'idea di come in realtà probabilmente la contrazione degli scambi sia grave, ovviamente, come tutti abbiamo visto, ma sia probabilmente in fase di ripresa. Questo è dovuto a molteplici fattori che sono stati analizzati. Da un lato si è rilevato come la crisi finanziaria del 2009 sia stata una crisi economica reale, che si è tradotta in una diminuzione reale del potere di spesa delle famiglie, quindi ha determinato una riduzione della spesa in beni durevoli,
gli elettrodomestici, le automobili, per esempio, hanno risentito moltissimo di questa crisi. Altrettanto, per fortuna, non è avvenuto con la crisi del Covid, in cui anzi determinati beni hanno continuato a essere venduti e hanno risentito maggiormente della contrazione del potere di spesa quei servizi immediati che tutti conosciamo, la ristorazione, i servizi legati appunto al tempo libero, i teatri, il cinema. E quindi si sia tradotta in maniera diversa la contrazione della spesa e quindi anche gli effetti sul commercio internazionale. Anzi, la fase del Covid, come sapete, ha dato vita ad una crescita esponenziale del commercio elettronico, ha accelerato enormemente il commercio elettronico e nel commercio elettronico una parte importante hanno assunto anche la commercializzazione dei prodotti tecnologici, dei PC, dei dispositivi che consentivano di connettersi e di continuare a lavorare come stiamo facendo anche adesso. Quindi diciamo che in un ambito ICT è anche utile in qualche modo cercare di riconoscere e individuare quelli che potrebbero essere i trend dei prossimi mesi al fine anche di ragionare il più possibile in termini prospettici. In tutto questo, come è stato prima ricordato, l'Unione Europea ha scelto una strada che non è stata una strada di chiusura, diversamente da quanto è avvenuto per gli Stati Uniti o da altri paesi che hanno assunto misure anche doganali nei confronti, per esempio, della Cina, come reazione l'Australia ha adottato delle misure doganali nei confronti della Cina, proprio in conseguenza della diffusione del Covid, e così anche molti altri paesi sono intervenuti. Venuti con misure legate anche, come sappiamo, a fatti politici di interesse generale. L'Unione Europea ha imboccato la strada degli accordi di libero scambio e ha proseguito anche durante la crisi Covid, perché per esempio il 1 agosto di quest'anno è entrato in vigore l'accordo di libero scambio con il Vietnam, che è un accordo importantissimo perché il Vietnam è un paese esportatore, è un paese in grande crescita ed è anche un paese fortemente attratto da una serie di prodotti del Made in Italy particolarmente interessanti. L'anno scorso è entrato in vigore, come tutti ricorderete, l'accordo con il Giappone, primo mercato per potere di spesa dei consumatori, e altrettanto è stato con la Corea del Sud, altrettanto è stato fatto con il CETA. Insomma, gli accordi di libero scambio dell'Unione Europea ormai sono diventati 43 e sono accordi che coinvolgono ormai 74 paesi diversi. Oltre il 39% del commercio extraeuropeo è coperto da accordi di libero scambio che determinano effettivamente una parte consistente del potere della produzione, del valore che si realizza nei mercati europei e anche ovviamente nel nostro paese. Il nostro paese, a seconda delle stime, l'ottavo paese esportatore, a seconda di come si consideri Hong Kong, se è ancora autonomo appunto o parte della più significativa economia cinese, di cui ormai anche politicamente rappresenta un tassello. E dicevamo come l'ottavo paese al mondo per esportazioni è davvero un paese fortemente focalizzato sul commercio estero che ha soltanto da affrontare, da esaminare, da conoscere sempre meglio le dinamiche del commercio internazionale e il lavoro che si sta svolgendo anche come ICC. Mi fa piacere qui ricordarlo perché ICC ha una commissione dogane, il cui presidente è il dottor De Mari, io ne sono coordinatore, ed è un gruppo di lavoro di cui fanno parte anche alcuni colleghi che oggi sono relatori, è un gruppo di lavoro che si interessa a queste dinamiche, che in qualche modo cerca di tenersi aggiornato e al passo con i lavori della commissione internazionale che ha sede a Parigi e di cui faccio parte. Quindi il tema oggi che noi vediamo, questa cartina è ancora 2019, però vi assicuro che è quella ancora presente sul sito della Commissione perché non è stata ancora aggiornata. Qui vediamo insomma l'ampio scacchiere internazionale e quello che è lo sguardo dell'Italia e dell'Unione Europea sul commercio estero, fatto di accordi in divenire, si sta negoziando a livello molto avanzato l'accordo con il Mercosur e adesso, come sapete, qualche prospettiva positiva sembra si stia aprendo anche per l'accordo sulla Brexit, perché dopo essersi confrontati in maniera anche molto alacre nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, anche con il governo Johnson, no, che ha scartato un po'
il diritto internazionale, mettendo in discussione l'accordo di separazione che era stato concluso a gennaio, sembra insomma che tutto stia probabilmente rientrando in una dinamica di accordo, e sarà questo un accordo di libero scambio molto importante a cui noi italiani guardiamo con grande attenzione, essendo uno dei primi paesi che esporta verso il Regno Unito. Dal 1 gennaio di quest'anno il Regno Unito, anche dal punto di vista doganale, non sarà più un paese dell'Unione Europea, non lo è già dal punto di vista politico dalla fine di gennaio di quest'anno, ma sicuramente questo apre gli spazi per una prosecuzione della collaborazione e del rapporto anche con il Regno Unito. Insomma, un quadro in continuo cambiamento di cui attendiamo ancora come prossimi sviluppi, oltre alla Brexit, è stato già detto, le elezioni americane, i dati, diciamo così, più assestati su quello che sarà l'effetto del Covid sugli scambi internazionali, ed è un quadro, insomma, che noi credo che dobbiamo guardare sempre con attenzione, con grande interesse, e mantenendo questa rete di scambio, di interazione, di confronto come ICC ci garantisce. Vi ringrazio molto per l'attenzione e sono a disposizione per le domande. Grazie. Grazie molte Sara, anche per aver ribadito quelli che sono gli obiettivi, i valori essenziali di ICC e anche per aver richiamato l'attività di una delle commissioni più attive di ICC Italia. A questo punto sono state menzionate più volte, passerei quindi all'ultimo degli argomenti che abbiamo immaginato di affrontare oggi in panoramica su una serie di problematiche legate agli scambi internazionali, e quindi chiederei a Michele Ius di concludere con un intervento centrato proprio sulle sanzioni economiche internazionali. Prego, Michele, grazie anche a te di aver partecipato. Grazie Maria Beatrice, grazie all'ICC, grazie all'Avvocato Padoan che ha introdotto e ci ha dato la possibilità di sviluppare questi temi. Come anticipato, parlerò di sanzioni economiche internazionali. Vado a condividere, se ci riesco, il PowerPoint di presentazione. Riuscite a vederlo? Sì, perfetto. Ottimo. Tenterò di essere il più schematico possibile. L'obiettivo di questa presentazione è quello di fare un quadro generale sulle sanzioni economiche. Si assiste a un aumento delle sanzioni economiche unilaterali e multilaterali, deciso sia a livello statuale che sovranazionale, con un trend, come diceva nel primo intervento l'Avvocato Padoan, che ormai è sicuramente pregresso e si vede da anni ancora prima dell'avvento del Covid. Le disposizioni di applicazione di queste sanzioni sono sia di origine statale, europea, ma anche intergovernativa. Vedremo poi le nuove iniziative sanzionatorie utilizzate dagli USA, in particolare contro il Venezuela e contro la Russia. Una breve presentazione del gruppo a cui faccio parte, lascerò eventualmente le slide. Noi faccio parte di Danieli, è una dei maggiori produttori di impianti per la siderurgia. Abbiamo una vasta rete a livello globale, ci occupiamo di impiantistica, ma di molti altri servizi che potete vedere sullo schermo. La situazione finanziaria del gruppo nel 2020 ha avuto una flessione legata anche al Covid, ma sostanzialmente non così drastica, per cui possiamo dire che abbiamo risposto bene e abbiamo potuto rispondere bene anche in base a quello che diceva prima Bonecchi, grazie alla possibilità di avere non solo un sistema globale, ma anche un sistema informatizzato che ha consentito di poter continuare ad operare e a prestare i servizi. Noi infatti abbiamo una diffusione larga sul territorio e quindi possiamo dire che come multinazionale siamo pienamente coinvolti nel commercio internazionale, nella situazione che vediamo, ma anche nell'aspetto sanzionatorio. Andiamo a vedere il quadro generale delle sanzioni economiche. Sono misure di restrizione e blocco dei rapporti economici e commerciali da parte di uno o più paese, quindi governativo o intergovernativo, verso uno o più paesi, individui, organizzazioni o enti.
Questo evidentemente determina che ci siano degli strumenti di pressione e questi strumenti di pressione sono ritenuti migliori rispetto a una guerra vera e propria perché considerati più soft, hanno dei costi sociali che sono decisamente inferiori. Inoltre, dagli anni 70 in poi, ma con un incremento in particolare dopo gli anni 90, vanno molto di moda le sanzioni cosiddette intelligenti, cioè sanzioni economiche individuali che colpiscono solo determinati soggetti. Le violazioni di queste sanzioni di solito portano, a sanzioni amministrative, ma abbiamo anche sanzioni di tipo civilistico. Per esempio, la legge, numero 415 del 2001, che vedeva la nullità di atti compiuti in violazione delle misure contro i talebani e misure di tipo penale. Pensiamo alla legge 438 sempre del 2001 contro, il terrorismo. Le sanzioni portano un divieto di intrattenere rapporti di qualsiasi natura commerciale o finanziaria con alcuni soggetti. Questo determina che sostanzialmente i soggetti target siano enti, imprese pubbliche o private aventi sede giuridica amministrativa di fatto nel paese colpito dalle sanzioni economiche. Il destinatario però della sanzione è l'ente o l'impresa pubblica o privata avente sede giuridica amministrativa non solo nel paese colpito, ma anche nel paese in cui sono oggetto le sanzioni, ma non solo. Vedremo anche la possibilità che è stata introdotta dagli Stati Uniti di imporre sanzioni non solo primarie, cioè a cittadini americani, a soggetti americani o a operazioni in qualche modo americane, ma anche di tipo secondarie. L'evoluzione storica delle sanzioni economiche vede le prime già attuate nelle guerre napoleoniche, in particolare nel 1806 Napoleone vietò ai paesi europei continentali di fare affari con la Gran Bretagna. Avremo poi anche negli Stati Uniti queste misure contro inglesi e francesi volute dal presidente americano dell'epoca. C'è stata poi un'evoluzione con il Trattato di Versailles del 1920, con cui veniva fondata la Società delle Nazioni. All'interno della Carta Costitutiva, l'articolo 16 prevedeva la possibilità di avere sanzioni economiche e nel 1935 queste vennero adottate proprio verso l'Italia per l'attacco all'Etiopia. Ricordiamo poi successivamente delle sanzioni economiche che sono state adottate dagli Stati Uniti, dalla Cina, dall'Olanda e dalla Gran Bretagna contro il Giappone, che furono poi quelle che portarono all'attacco preventivo a Pearl Harbor. L'evoluzione storica ha portato alla Costituzione dell'ONU e la Carta delle Nazioni Unite nel 1945 ha dato mandato al Consiglio di sicurezza per determinare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Gli articoli a base di questo sono l'articolo 39 che prevede la possibilità di adottare misure preventive. L'articolo 40 che dà la possibilità di adottare misure che possono essere implicanti l'uso della forza, il 42, o non implicanti l'uso della forza, che è il 41. In particolare, con l'articolo 41 abbiamo misure a carattere strumentale che il Consiglio di sicurezza decide o raccomanda di adottare col fine di ristabilire o mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le tipologie di sanzioni che vengono utilizzate sono l'embargo generale sui commerci e le armi, ma in funzione dell'articolo 40, capitolo settimo della Carta e la consuetudine integrativa della Carta, è stato possibile adottare misure anche di tipo economico. Con la risoluzione 326 del 73 per la Zambia e la Rhodesia, si comincia a pensare di introdurre anche le sanzioni individuali. Importante è il rapporto annuale del 1997 in cui ne si sottolinea l'importanza e le risoluzioni 1267 del 99 e 1371 del 2001 con cui si vuole porre un limite al terrorismo e per questo si pensano a delle azioni volte a limitare il finanziamento. Ci sono però dei problemi. Innanzitutto ci sono dei dubbi sulle modalità di utilizzo di queste liste perché hanno poca trasparenza. Ci sono temi riguardanti l'accesso alla giustizia e al delisting, cioè una volta che entri in queste liste, come fai ad uscirne? E queste liste colpiscono sia diritti sostanziali che processuali, quali il diritto di proprietà, la libertà di svolgere attività economiche, il diritto all'onore e alla reputazione.
e per quanto riguarda quelli processuali, il fatto di potersi difendere, cioè di avere un organo a cui rivolgersi per dire no, non è giusto, l'indizio che avete utilizzato è sbagliato. L'Unione Europea utilizza le sanzioni e lo strumento principale di politica estera è appunto quello di poter utilizzare sanzioni anche sulla base di quello che viene fatto in ambito ONU, e la base giuridica di questo è l'articolo 75 e l'articolo 215 del testo sulla struttura dell'Unione. L'articolo inoltre 627 attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza in via pregiudiziale sull'interpretazione degli atti e dei trattati anche in questa materia. Ci sono orientamenti sull'attuazione e la valutazione delle misure restrittive adottati dal Consiglio nel 2003, negli anni successivi 2005, 2009, 2012, 2017, e sullo schermo potete vedere proiettata la mappa delle attuali sanzioni adottate dall'Unione Europea verso gli altri paesi. Va ricordato che Roma 1, per quanto riguarda i contratti, che è il regolamento che determina l'applicazione della legge in assenza di una scelta espressa da parte delle parti di un contratto, pur nell'autonomia delle parti, determina all'articolo 9 e in base all'articolo 37 la necessità di applicare quelle norme cosiddette ad applicazione necessaria, e quindi possono avere un effetto sui rapporti. Perché diciamo questo? Perché le norme che vengono adottate dai singoli stati in ragione delle sanzioni economiche potrebbero avere un impatto, una porta d'accesso anche nei contratti delle singole parti grazie all'articolo 9 del regolamento Roma 1. Vediamo ora le sanzioni degli Stati Uniti. Allora, abbiamo detto che gli Stati Uniti già nel 1800 avevano cominciato ad adottare sanzioni di tipo economico. Attualmente l'organo preposto in particolare è l'OFAC, che amministra e applica le sanzioni economiche principalmente contro i paesi o contro gli individui, in maniera tale da ottenere il raggiungimento di quegli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale che il governo si propone. Ci sono sanzioni primarie, che come dicevo sono quelle che colpiscono i cittadini o le società presenti nel territorio statunitense, ma ci sono anche sanzioni secondarie che hanno degli effetti extraterritoriali, cioè sanzionano cittadini che in qualche modo non, o società non statunitensi, che però in qualche modo entrano a far parte di relazioni con soggetti che gli Stati Uniti hanno individuato, e per questo vengono definiti foreign sanction evaders, e queste portano a conseguenze molto gravi. Pensiamo per esempio a quelle adottate nei confronti dell'Iran. Mi hanno chiesto di valutare in particolare le sanzioni verso due paesi, come ho detto all'inizio. Il primo è quello del Venezuela. Per più di un decennio gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni in risposta alle attività del Venezuela nei confronti del governo e di individui venezuelani. Dal 20 agosto di quest'anno c'è stato un allargamento delle sanzioni per contrastare il governo Maduro. Il Dipartimento di Stato ha infatti adottato diverse sanzioni nei confronti di soggetti, ma anche di controllate della Rosneft Oil, che è una controllata dello Stato russo, perché facilita le esportazioni di petrolio venezuelano, e in più inoltre ha colpito compagnie di navigazione locali. Il Dipartimento di Stato ha revocato il visto a circa 1000 persone e alle loro famiglie. L'amministrazione Tama ha anche imposto sanzioni contro la compagnia petrolifera di Stato venezuelano. Su questo va detto che bipartisan, il Congresso americano ha sostenuto queste sanzioni nei confronti di Maduro, però le opinioni all'interno del Congresso hanno visto dividersi in maniera sempre bipartisan i parlamentari statunitensi, perché alcuni ritengono che le sanzioni, soprattutto in periodo Covid, fossero troppo gravose per i cittadini venezuelani e quindi in qualche modo dovessero subire una sospensione. Ad oggi però non si registrano questi eventi. Le sanzioni economiche verso il Venezuela colpiscono sia o vogliono punire gli atti di terrorismo considerati da parte degli Stati Uniti, ma anche per il traffico di droga.
Va detto poi che per quanto riguarda le azioni antidemocratiche, i diritti umani e la corruzione, sono state adottate ulteriori sanzioni che colpiscono 100 venezuelani. Già l'amministrazione Obama aveva adottato i primi, ma quest'anno il Tesoro ha imposto sanzioni ulteriori a 91 funzionari, colpendo il presidente, la moglie, i figli, diversi giudici della Corte Suprema, il leader dell'esercito, della Guardia Nazionale e altri soggetti. Va detto invece che a maggio del 2019 il Tesoro ha revocato le sanzioni contro l'ex capo dei servizi segreti Figueira, che si è opposto a Maduro e per questo lo hanno esentato. Chiudo velocemente vedendo le sanzioni che sono state imposte alla Russia. Queste riguardano l'invasione dell'Ucraina, le interferenze elettorali, le cyber activities, le violazioni dei diritti umani, l'uso di armi chimiche, la proliferazione delle armi e il commercio con la Corea del Nord, e la sostegno alla Siria e al Venezuela. In queste noi abbiamo un blocco dei beni generalizzato con limiti all'accesso al sistema finanziario statunitense, incluse alcune transazioni che coinvolgono individui e azioni statunitensi, ma anche al di fuori. Gli Stati Uniti controllano le esportazioni verso i settori della difesa e dell'energia con la Russia. Le sanzioni economiche riguardanti l'Ucraina hanno in particolare come target i settori finanziari, energetici e della difesa russi. Quindi vengono colpiti i soggetti e le restrizioni si applicano ai nuovi investimenti azionari e finanziari per determinate entità nel settore finanziario russo e ai nuovi finanziamenti per determinate entità russe. È vietato il commercio statunitense relativo allo sviluppo di progetti russi in acque profonde, offshore nell'Artartico, il cosiddetto Shale Oil Project, e i progetti in tutto il mondo in cui determinate entità hanno una partecipazione azionaria superiore al 33% o una maggioranza di diritti di voto. C'è poi il target che è stato imposto per l'utilizzo, l'avvocato Padova ne ha parlato diffusamente, del Nord Stream 2 e del Stream. In questo caso c'è l'atto del 2019 sulla protezione europea che utilizza sanzioni nei confronti di tutti i soggetti che vendono o danno, forniscono navi posatube sottomarini per la costruzione di questi gasdotti o di qualsiasi altro gasdotto realizzato successivamente al 20 dicembre 2019. La società che progettava e realizzava questo ha sospeso le attività e la novità degli ultimi giorni del 21 settembre scorso è che il più grande gruppo di assicuratori marittimi del mondo, l'International Group P&I Club, che circa copre il 90% di tutti gli assicuratori marittimi, ha dichiarato che non assicurerà le navi coinvolte nei progetti dei gasdotti che abbiamo detto. Io ringrazio per l'attenzione, ho tentato di contenere al massimo, sono disponibile per le domande. Buona serata. Grazie molto a Michele Jusch, al di là del fatto che ha dato una splendida lezione di diritto internazionale sui presupposti delle sanzioni economiche, ma ha anche fatto una gran corsa per cercare di contenere i tempi. Quindi chiederei al pubblico, ai partecipanti collegati, se hanno delle domande, così da eventualmente sollevarle ora o anche tenendo conto che sarà possibile comunque inoltrarle anche a noi come ICC Italia, che poi provvederemo ad indirizzarle ai vari relatori. Però se ci fossero delle domande, possiamo senz'altro ancora qualche minuto restare collegati. Ercole, vedi qualcosa? Al momento ancora niente, adesso inseriamo l'indirizzo email così per eventuali Perfetto. questioni potete mandarli via. Questa mi sembra un'ottima soluzione. D'altra parte siamo andati un po' fuori con i tempi, ma l'argomento era e tutti, anzi, tutti i diversi argomenti che sono stati affrontati dai nostri relatori erano di grandissimo rilievo. A questo punto non mi resta che ringraziarli tutti per aver accettato
di organizzare con noi questo webinar, e ringrazio anche tutti i partecipanti, sperando di poter riprendere i singoli argomenti combinati anche più avanti, aspettando delle modifiche e tutto quel che accadrà nei prossimi mesi. Grazie ancora da parte nostra a tutti.